Edoardo, eccoci qui, il Giro d'Italia sta terminando, finirà con la crono conclusiva dove ovviamente porrai grandi aspettative, ma il tuo giro è cominciato bene già da Torino e l'altro giorno ci hai addirittura provato in volata. Come sta andando questo giro per te? Direi che parlando personalmente sicuramente è un giro in cui sto avendo un'ottima esperienza. Sono andato vicino due volte, il polo che era cercata, la tappa di Verona è stata un po' una sorpresa perché sì, hai detto ci ho rischiato in volata, ma alla fine non è che io abbia fatto una volata, io stavo lanciando la volata al mio compagno e si è creato un buco e semplicemente ho tirato dritto e sì, ci è mancato davvero poco. Non riesci a cogliere una tappa, il successo di una tappa spettacolare? Sarebbe stato sicuramente un modo bellissimo per vincere una tappa, specialmente la tappa che è passata poi dalla mia città, è passata da Mantova e che è finita a Verona, un'altra città che mi ha, tra virgolette, adottato ciclisticamente, quindi sì, sarebbe stato spettacolare. Comunque insomma le sensazioni sono molto buone, sei arrivato a questo giro con una ottima gamba e domenica ci riprovi nonostante ci sia un certo ganna di mezzo. Sì, sicuramente domenica darò tutto per provare a portare a casa una vittoria di tappa nella cronometro. Ovviamente sappiamo tutti, Pippo è molto forte, campione del mondo non per niente, però non si parte mai battuti, quindi io darò il massimo, lui darà il massimo e vedremo alla fine. L'azione di Verona, ci raccontavi, è nata così un po' per caso perché dovevi tirare e quindi non l'avevi studiata, ma poi alla fine ti ha lasciato un ragionamento, l'hai fatto, cioè ti sei detto caspita, tutto sommato forse in qualche occasione se ho la libertà potrei anche provare la sparata di un chilometro alla fine. Sì, ci ho pensato un pochettino, probabilmente a volte sono cose che a pensarle fai quasi più fatica che a farle così tra virgolette per caso, però sicuramente mi ha dato consapevolezza in quello che posso fare e se per caso dovesse esserci un'occasione in cui, perché no, provare a tentare un colpaccio, magari ci proverò con l'intento di farlo. Chiaro, certo. Edoardo, ultima domanda, quale sarà il tuo programma, il tuo proseguo della stagione dopo il giro? Dopo il giro farò gli campionati nazionali a crono e su strada, poi sarà un periodo di ritiro in altura per preparare un po' la seconda parte di stagione, dovrei fare per adesso quello che so Norvegia e Bing Bang, e poi sarà un po' da vedere con la squadra. Con la squadra tutto il proseguimento. Ultimissima domanda, veramente l'ultima, più tecnica, e correte con chiaramente con Bici Cervelo, ce la puoi un attimo illustrare velocemente la tua specialissima? La mia è S5, quella aerodinamica di casa Cervelo, perché alla fine è quella più adatta per il corridore che sono io. Tu hai sempre scelto ovviamente molto rigida, una bici molto aerodinamica. Aerodinamica e risponde benissimo alle alte velocità. Magari non è leggerissima, ma non è questo il punto forte di questa bici e ovviamente per gli scalatori abbiamo un altro modello, la R5 che si incentra appunto di più sulla leggerezza e sulla reattività in salita. Certo. Per quanto riguarda invece le tue caratteristiche, ovviamente insomma preferisci una bici così più aerodinamica, sì, anche più rigida. Quanto è importante il feedback tra voi corridori, anche tu in particolare, che sei sempre stato un corridore molto attento anche alla tecnica, eccetera, insomma, con l'azienda, l'azienda costruttrice di biciclette? Quest'anno è il primo anno che il team Jumbo, Visma e Cervelo lavorano assieme, quindi c'è bisogno certamente di un certo feedback tra noi corridori e l'azienda. Stiamo anche noi imparando a conoscere meglio i mezzi e i materiali di cui disponiamo. Certo. E stiamo cercando di lavorare bene per migliorare il più possibile anche con la bici da crono, per limare alcuni dettagli che potrebbero a certa velocità fare la differenza. Chiaro, quindi anche sulle bici da crono soprattutto, insomma, il tuo feedback è molto importante. Sì. Edoardo, grazie di tutto, buon proseguimento di giro, siamo quasi arrivati alla fine, speriamo insomma che possa toglierti anche delle belle soddisfazioni in futuro e buon proseguimento. Grazie. Ciao Edoardo. Ciao.